E si è svolta questa mattina presso la sede della Camera del Lavoro di Milano un convegno dal titolo RAI Milano, il futuro passa da Expo. Tra i relatori anche il presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni e l'assessore regionale alle culture Cristina Cappellini. Andiamole allora a sentire prima e dopo l'incontro. Cosa chiederà oggi per la RAI di Milano? Chiederò due cose a Gubitosi. Primo, che porti a Milano il gruppo di lavoro su Expo, qui deve avere sede perché l'Expo è a Milano e non a Roma. Secondo, investire sul centro di produzione RAI. A Milano ci sono tutte le professionalità necessarie, negli ultimi tempi c'è stata una riduzione della produzione di Milano, deve dare la garanzia di investire sul centro di produzione. La Regione è pronta a fare la sua parte, in caso contrario penso che sarebbe bene dare un segnale forte, per esempio chiedere ai cittadini milanesi di non pagare il canone. Assessore Cappellini, dopo la protesta davanti alla RAI di lunedì scorso, oggi si incontrano i vertici della RAI qui sulla questione RAI Expo. Voi ribadirete la vostra posizione? Sì, assolutamente sì. Il presidente Maroni ribadirà la nostra richiesta di non solo non depotenziare il centro di RAI di Milano, ma anzi valorizzarlo in vista di Expo 2015, quindi ribadiremo le nostre richieste come abbiamo fatto col presidio organizzato dalla Lega Nord e da Matteo Salvini lunedì scorso e speriamo di uscire un po' più rassicurati da questo incontro. Gubitosi ha detto che si trasferirà a Roma il coordinamento, comunque resterà la parte della RAI qui a Milano. Lei cosa? Sì, la questione non è ben chiara e infatti vogliamo garanzie anche su questo perché per quanto Expo 2015 sia un evento nazionale e internazionale, però la testa, il motore pensante deve essere a Milano, non a Roma, ma per una questione di territorio, di legame con il territorio lombardo, con il territorio di Milano, quindi questa sorta di coordinamento romano con diramazioni milanesi per Expo ci piace poco, però vogliamo innanzitutto dei chiarimenti ben precisi. La RAI inopinatamente ha disinvestito e sta disinvestendo da Milano e dalla Lombardia e questo è ancora più inaccettabile perché c'è Expo. Costituire il gruppo che si occuperà di Expo della RAI a Roma invece che a Milano vuol dire non rendersi conto che l'Expo è a Milano e non a Roma. Ed è utile per la RAI che stia qua. Questo abbiamo chiesto questa mattina al direttore Gubitosi, che stabilisca questo gruppo di lavoro a Milano e non a Roma e che investa nel centro di produzione RAI. C'è la possibilità di realizzare il nuovo centro di produzione RAI sul sito Expo dopo il 2015. Io dico di sì, siamo favorevoli. Abbiamo chiesto al direttore Gubitosi una risposta chiara in tempi rapidi. Non solo la Lombardia, la Regione, ma una grande alleanza, la Regione, il Comune, le parti sociali, il sindacato, sono tutti d'accordo e sono convinto che la RAI non possa fare chiudersi le orecchie e non ascoltare la voce che viene dalla Lombardia e dai territori. È una voce ragionevole, una richiesta ragionevole e quindi mi aspetto che la risposta sia altrettanto ragionevole.